Siamo in piazza a una manifestazione per Mimmo Lucano con l'avvocato Gianluca Vitale. Avvocato Gianluca Vitale, una sentenza molto controversa. Può darci un suo commento anche a seguito del discorso potente che ha fatto in piazza? Sì, ovviamente poi leggeremo le motivazioni. Quello che è sicuro è che questa sentenza dimostra un certo tipo di approcciare all'esistente, che è un qualcosa che non riesce a comprendere, non riesce a comprendere come una persona possa agire non mosso dal profitto, ma dal bene altrui, neanche dal bene proprio. Si è detto, si è scritto, non è stato condannato per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, quindi va tutto bene, semplicemente ha usato male il denaro pubblico, è giusto che paghi. Non è assolutamente così. Ad essere stato inquisito, processato e condannato è tutto un sistema, un modo di pensare prima che gestire l'accoglienza che mette al centro la persona e non appunto il profitto. Questo evidentemente è pericoloso perché può essere contagioso. Ricordiamo che è stato condannato a 5 anni, che è una pena enorme per carità, ma era stato condannato a 5 anni Don Cesare Lo Deserto, che gestiva il centro Regina Pacis, dove venivano puniti i migranti islamici mettendogli in gola la carne di maiale, spingendola col manganello. Ecco, questa persona evidentemente ha commesso un reato molto meno grave di quelli che ha commesso Mimmo Lucano, mettendo una firma dove non andava messa o spostando il denaro in cosa gli sembrava più utile per il bene di tutti. Ecco, credo che io ho chiesto in questa piazza di impegnarci, di prendere un impegno, di continuare a lottare, di continuare a disobbedire, perché la disobbedienza alle leggi ingiuste e alle prassi ingiuste è scritta nella Costituzione, o meglio, quando si è discusso in assemblea costituzionale, si è discusso di scriverla, ma molti hanno detto, tra cui Mordati, non c'è bisogno, Dossetti, non c'è bisogno di scriverla perché è implicita nelle nostre norme costituzionali. E allora noi dobbiamo lottare per i diritti fondamentali, dobbiamo lottare per l'eguaglianza sostanziale, come ha fatto Mimmo Lucano, assumendoci dei rischi, così come fanno quotidianamente chi occupa in Val di Susa i rifugi, come Lorena che alla frontiera tenta di dare una soluzione, un piatto caldo. È un po' di quiete a chi ha fatto la rotta balcanica, o chi va a salvare le persone nel Mediterraneo o tenta di sottrarli all'inferno, greco. Ecco, credo che questa sentenza ci insegna che vorrebbe metterci paura, ma invece ci deve far continuare a lottare molto più forti di prima. Grazie, avvocato. Grazie a voi.